Telegiornale di Toscana TV, torniamo in apertura a parlare di politica per quello che è la campagna elettorale a pochi giorni dal voto, ma soprattutto parliamo di un tema perché caro bollette, rincari, inflazione pesano tutti, soprattutto sulla classe più povera della nostra popolazione e quindi una delle emergenze principali in previsione anche per i prossimi mesi è quella rispetto al disagio abitativo, cioè la casa, uno dei beni primari che però rischia di mancare per moltissimi toscani. Per questo un convegno questa mattina a Firenze. C'è lì per noi Chiara Valentini, che saluto e ringrazio. Allora Chiara, che cosa è emerso dall'incontro di questa mattina? Sì, siamo davanti alla sede regionale della CGIL perché è stata proprio la CGIL, o meglio il SUNIA, che è il sindacato unitario degli inquilini e assegnatari, a convocare alcuni candidati al nuovo Parlamento per parlargli ovviamente di quello che è il tema di cui loro si occupano, ovvero l'emergenza abitativa, il problema degli sfratti, insomma gli alloggi popolari in primis. E il quadro che hanno delineato è quello un po' di una tempesta perfetta, soprattutto per quanto riguarda i prossimi mesi, e questo perché dal 1 gennaio 2022, dopo 18 mesi sostanzialmente di blocco a causa della pandemia, sono ricominciati anche in maniera importante gli sfratti. Pensate, in Toscana dal 1 gennaio di quest'anno ci sono stati 5.250 sfratti al giorno, sono circa 5.000 quelli che erano pendenti prima della pandemia. 5.500 e altri 5.000 che dovranno essere fatti, insomma un quadro veramente disastroso, anche se, perché se consideriamo che il 98% di chi incappa diciamo, in uno sfratto, in una situazione di questo tipo, lo fa per morosità, cioè sostanzialmente non ha i soldi per arrivare a fine mese. Poi c'è il discorso del caro bollette che, ha spiegato il SUNIA, impatterà su circa 900.000 toscani, anche in maniera piuttosto importante. Chi ha particolari problemi poi sono città anche turistiche come Firenze, che hanno molte case non affittate a residenti ma a turisti, con affitti quindi molto più alti. Insomma, un quadro veramente che rischia di essere drammatico e per il quale il SUNIA ha presentato una serie di punti, un vero e proprio manifesto che ha fatto firmare ai candidati presenti. Ma io direi di ascoltare prima di tutto la segretaria toscana del SUNIA. C'è una grandissima crisi, ci sono tantissimi sfratti, ma soprattutto, mi piace dire, c'è un numero molto alto di persone che investono più del 50% dei loro redditi per pagare i costi dell'abitare, quindi l'affitto e quindi tutto quello che interverrà con il caro bollette. Abbiamo delle stime sui numeri delle famiglie in disagio abitativo in Toscana, stime tra l'altro anche della regione stessa, e sono 175.000 le famiglie in difficoltà. Adesso abbiamo previsto che 900.000 famiglie dovranno confrontarsi con il caro bollette, quindi si ritroveranno a pagare una media di 2.500 euro in più annue, a seconda del numero degli abitanti, del numero delle famiglie, dei componenti, e quindi questo noi prevediamo che costituirà un ulteriore disagio abitativo. Ecco Alessio, volevo anche aggiungere il fatto che qui stamattina erano stati invitati i candidati diciamo dell'area di centrosinistra e progressista, insomma per intendersi da Italia Viva in là, non c'era nessun candidato scelta voluta dalla CGIL di centrodestra per chiedere anche a loro eventualmente di firmare questo manifesto che vuole sostanzialmente investire di più nella questione affitti e alloggi popolari. Abbiamo chiesto loro perché. Visto che potrebbero essere anche loro a governare nel nuovo Parlamento. Ascoltiamo. Se nei comuni, governo nazionale, i cittadini, gli elettori liberamente decideranno di votare e dare maggioranza al governo centrodestra, noi ci confronteremo chi svolge questo ruolo. Il problema non è questo, chi non avete invitato. Ma se fra le forze si oppongono al centrodestra, sapranno dare, non dico alla CGIL, ma ai cittadini che ha bisogno di una casa, agli elettori di sinistra, progressisti, democratici, radicali, che hanno un bisogno concreto, risposte e credibilità per guadagnarsi il voto, perché questa è la grande questione. Tenete conto che in questo Paese l'astensionismo è selettivo.
le classi sociali medio-alte votano in percentuale molto di più delle classi sociali, il lavoro dipendente e l'impoverimento. Vuol dire quel mondo che è il nostro mondo che non trova rappresentanza. È un mondo che non trova rappresentanza anche forse perché questa campagna elettorale, forse più di altre, è complicata, diciamo, dal fuoco amico, una legge elettorale che spinge ad alleanze che sono però soltanto diciamo, in vista del voto e molto poco sui programmi e che quindi tendono a costruire delle diatribe, delle guerre, delle battaglie intestine anche alle coalizioni che appunto spingono poi gli elettori a capirci ben poco e magari a scegliere di non andare a votare. Vediamo. In una campagna elettorale anomala, fosse anche solo per i tempi serrati con cui i partiti sono arrivati all'ultima settimana dal voto, uno degli effetti più marcati è il fuoco amico. La battaglia, insomma, appare spesso più forte tra alleati che tra rivali e le distanze all'interno delle coalizioni crescono di giorno in giorno, finendo inevitabilmente per confondere gli elettori. Tutto ciò, va detto, dipende in primis dal sistema elettorale, il Rosatellum, che spinge i partiti a coalizzarsi in vista del voto, ma non li vincola a ciò che accade il giorno dopo, quando la maggioranza di governo viene trovata in Parlamento. In gergo sono alleanze elettorali destinate a sciogliersi rapidamente. Ma veniamo ai partiti. Oggi, ad esempio, per la Lega e Salvini, l'avversario principale sembra Giorgia Meloni, destinata a rubare lo scettro della leadership. Da settimane si assiste al teatrino per cui il leader del Carroccio lancia una proposta e gli alleati rispondono con silenzio imbarazzato o con proposte più soft. Irritato qualche giorno fa, Salvini ha chiesto a Meloni di non fare melina. Strappo anche più grave quello accaduto ultimamente con Forza Italia sul voto del Parlamento europeo contro l'Ungheria, dove Lega e Fratelli d'Italia si sono astenuti e Berlusconi, che ha minacciato di uscire dalla coalizione di fronte a un'eventuale svolta antieuropea. Anche nell'altro polo, il gioco del tandem sinistra italiana e Europa Verde, spesso e volentieri, è più indirizzato a contraddire il PD che gli avversari. In Toscana, ad esempio, è guerra aperta sulle infrastrutture, dal rigassificatore all'aeroporto, tutte opinioni contrarie a quelle portate avanti dal partito di Letta. Peraltro, tra i due alleati c'è il cosiddetto elefante nella stanza, quel 3% che è la soglia sopra cui Fratoianni e i suoi manderanno in Parlamento un tot di deputati e senatori, mentre con un risultato inferiore i voti presi da quel partito finirebbero agli alleati del PD. Stabilito il traguardo, dunque, a chi tentare di rosicchiare qualche voto se non a quelli che fanno parte della tua stessa area politica? Il terzo polo appare più saldo, anche se qui i rapporti di forza tra i due contraenti, Calenda e Renzi, era simile in partenza e quindi il patto di non belligeranza regge meglio, mentre chi, come il Movimento 5 Stelle, ha scelto di correre da solo sembra avere il vento in poppa, libero dal dover gestire gli equilibri interni e il conseguente logoramento della campagna elettorale. In questo quadro piuttosto frastagliato va da sé che tanti elettori siano disorientati, almeno 1 su 10 non sa cosa votare, o sconsolati, 3 su 10 non voterà, e numerosi sono gli osservatori che scommettono sulla rottura delle alleanze una volta ufficializzati i risultati delle elezioni. Perché via via che il traguardo si avvicina, i colori della scuderia contano sempre meno e anche i compagni di squadra diventano competitor, vale nello sport tanto quanto nella politica. Vedremo cosa accadrà, per adesso lasciamo la politica, ci dedichiamo invece alla cronaca. Intanto per dirvi che un arresto, 6 denunce, 91 persone e 43 veicoli controllati, oltre a 3 patenti ritirate, è il bilancio, diciamo, dell'attività dei carabinieri ieri nel comune di Firenze, dove un'attività antidroga ha portato anche al sequestro di oltre 2 etti di hashish. Un servizio coordinato ad alto impatto, così è definito appunto dai carabinieri del comando provinciale di Firenze, supportati dal nucleo dei cinofili in alcune zone della città, contemporaneamente più zone del capoluogo toscano. Tra i denunciati ci sono anche un 23enne peruviano denunciato per evasione, l'uomo era già ai domiciliari presso la propria abitazione e alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi, denunciati anche un 55enne tunisino e un 45enne senegalese. Cambiamo argomento, invece parliamo di rifiuti, perché Alea, uno dei gestori principali per quanto riguarda la Toscana, ha lanciato un piano di trasformazione digitale che introdurrà molti nuovi servizi e che ammonta a circa 60 milioni di euro. Vediamo. Alea Servizi Ambientali S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana della Toscana Centrale, investirà 60 milioni di euro per il suo piano di trasformazione digitale su processi che abiliteranno nuovi strumenti di comunicazione diretta con l'utenza, attraverso i quali ottenere una maggiore interazione con il cittadino utente e maggiore efficienza sui servizi di raccolta e bollettazione. È un lavoro in progress che abbiamo cominciato da un anno e che ora comincia
a far atterrare concretamente i primi risultati. Quanto progettato in questi mesi oggi ha una sua concreta realizzazione a servizio dei cittadini. Questo per quanto riguarda ora Firenze, ma poi naturalmente i servizi riguarderanno tutto il territorio servito da Alia. In corso la formazione di operatori e autisti per l'utilizzo di un sistema informatico che permetterà ai 2.000 dipendenti di tracciare i servizi sul territorio direttamente tramite lo smartphone in dotazione e dare feedback all'azienda e agli utenti. Dal mese di ottobre sarà online la nuova app che offrirà agli utenti la possibilità di effettuare richieste e segnalazioni, ma anche richiedere servizi on demand, aprire i cassonetti, gestire i propri contratti in autonomia. Alia sarà inoltre la prima utility italiana a sperimentare sui propri mezzi sistemi di supporto alla guida contro le collisioni. Un sistema digitale che ci consente di aumentare il livello di sicurezza dei nostri concittadini in strade spesso molto strette, grazie appunto a queste telecamere installate sui mezzi e grazie anche a una compagna di comunicazione che cerca di invitare il cittadino a avere anche lui cautela, ma anche un po' di pazienza quando siamo in coda e i mezzi sono in centro storico per fare il loro mestiere, il loro servizio. Apriamo adesso la pagina degli eventi. Intanto andiamo a Firenze dal 22 settembre fino al 22 gennaio del 2023. Infatti a Palazzo Strozzi verrà ospitata la mostra d'arte contemporanea dedicata a Olafur Eliasson, intitolata Nel tuo tempo. Chiara Valentini questa mattina ha intervistato il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, nonché curatore della mostra, Arturo Galanzino. Sentiamo. Ah, questa è una mostra molto suggestiva, tra l'altro la più grande di questo artista fatta in Italia, in cui di nuovo Palazzo Strozzi si trasforma e parla un linguaggio contemporaneo. Sì, la mostra Olafur Eliasson Nel tuo tempo è infatti la prima grande mostra in Italia dedicata a uno dei più importanti e visionari artisti di oggi, che ha voluto appunto lavorare con un coautore, il Palazzo stesso. È rimasto colpito sin dai suoi primi sopralluoghi nel 2015 da questo luogo, della sua specificità, non ha mai lavorato in un palazzo rinascimentale prima di ora e perciò ha voluto utilizzarlo non come un contenitore neutro ma appunto come un co-creatore di immagini e di suggestioni. E quindi il palazzo è stato reinterpretato in una circa ventina di installazioni, in gran parte prodotte apposta per questa mostra, quindi una mostra che in gran parte sa specifiche, e il visitatore è invitato appunto a prendere il proprio tempo, a riattraversare questo spazio che ha viaggiato nel tempo, in tutti i secoli della sua esistenza, e rivisitarlo, riconsiderarlo secondo la lente, quella suggerita appunto da Olafur Eliasson, ma in modo totalmente autonomo. Cambiamo argomento, parliamo del Festival della Seta e per questo ci richiamo a Prato da Eleonora Barbieri. Allora a te Eleonora. Buongiorno Alessio, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella sede del Comune di Prato dove è appena terminata la presentazione della terza edizione del Festival Seta, una rassegna dedicata ai dialoghi sulla Cina contemporanea per scoprire i segreti di questa terra immensa oltre la muraglia, ma anche come abbattere certi stereotipi. Lo strumento è quello della cultura. Allora ci spiega tutto l'organizzatore di questo evento che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre al Museo del Tessuto. Cosa vedremo in questi 3 giorni? Allora sì, vedremo un festival giunto alla terza edizione, ricco di un'offerta che partendo dal tema geopolitico, quello delle relazioni internazionali, dei rapporti tra Europa e Cina, ovviamente quando si parla di Europa ovviamente anche l'Italia, arriverà poi a toccare i temi economici, i temi della società e anche la cultura. Avremo come sempre molti esponenti di spicco, avremo molti atenei tra Ca' Foscari, Università di Roma, avremo Università di Bologna, tanti ospiti che sono diciamo grandi esperti di Cina, che scrivono quotidianamente, che hanno vissuto e hanno lavorato in Cina. Quindi cercheremo di dare veramente un contributo alla conoscenza di questo momento storico, di questa importante superpotenza economica che diciamo sta ovviamente dando e creando molte conseguenze, molti riequilibri e riassetti di quello che è poi il mondo in cui viviamo.
Lo facciamo a Prato soprattutto perché, come sapete, è la sede della comunità cinese più grande d'Europa e cerchiamo anche di coinvolgerli in questa iniziativa. Esattamente, infatti il festival è pensato per tutti, non solo per gli accademici, non solo per gli esperti. Abbiamo coinvolto le scuole e quindi invitiamo le scuole, i professori a venire in modo che ci sia un dialogo tra gli studenti di seconde generazioni. Quindi presenteremo in apertura un documentario molto importante realizzato da Fondazione Sistemi Toscana e CCTV, dove si parla dell'Italia e la si presenta ai cinesi. Quindi lo scopo è quello di creare un dialogo basato sulla cultura e sulla reciproca conoscenza. Ecco, ci sono anche la parte artistica affidata a due cinesi di seconda generazione di città non pratesi, con la speranza che siano un esempio per i cinesi che stanno a Prato. Sì, in realtà ora una delle curatrici, Lian Li Xia, vive a Firenze, ha frequentato l'Accademia a Firenze. La mostra è presentata anche da Silvia Vannacci, Contemporary Art Matter, che insieme a noi, Orientiamoci in Cina, hanno curato e curano il festival. Ed è un augurio appunto anche qui ad una maggiore apertura, maggior coinvolgimento. La facciamo a Prato proprio perché è bene che Prato si apra a questa realtà. E allora Alessio, dal 30 settembre al 2 ottobre al Museo del Tessuto uno spaccato sulla Cina contemporanea e su tutte le sue evoluzioni. Restituisco la linea. Grazie mille, grazie Eleonora, grazie al tuo ospite, e noi in chiusura abbiamo ancora tempo però per continuare a parlare in qualche modo di tessuti. Parliamo di moda questa volta perché dal 25 al 27 settembre a Pistoia torna il Toscana Fashion, si occupa ovviamente di calzaturiero. Ce ne parla Patrizio Ceccarelli. Pistoia torna protagonista del calzaturiero con la 12ª edizione di Toscana Fashion. L'appuntamento è fissato da domenica 25 a martedì 27 settembre nelle eleganti serre del Toscana Fair. Gli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e dal centro Italia avranno così modo di conoscere in anteprima 150 campionari che comporranno la collezione primavera-estate 2023. Una grande vetrina riservata agli addetti ai lavori, dunque, che consentirà di mettere in mostra le ultime tendenze che percorrono il mondo del calzaturiero, il tutto in un contesto, quello di Toscana Fair, estremamente suggestivo. I buyer sono attesi da un'esperienza confortevole che coniuga virtuosamente i temi del fashion e del verde. Oltre alle calzature saranno presenti anche capi di abbigliamento e accessori, componenti irrinunciabili di questo segmento. La manifestazione, arrivata alla 12ª edizione, è organizzata dall'Associazione Toscana Fashion in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio di Confcommercio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.